Salve amici, benvenuti e bentrovati. Un saluto da Giovanni e benvenuti sul canale Tradizioni e Sensazioni. Stamattina facciamo una rasatura usando un rasoio con una lametta che fino adesso non l'avevo usato. Userò uno chavette Estas. La lametta l'ho armato con la lastra verde, con la metà che avevo. Scusate un po' raffreddato. Questo rasoio lo trovate naturalmente nella playlist se volete sapere delle caratteristiche approfondite, ma ha una protezione, è tutto in acciaio e diciamo che il manico è un po' sbilanciato, per cui si consiglia prendere qualcuno in plastica per avere, però ci si abitua se si usa sempre questo. La rasatura l'andremo a fare con la ProRaso blu, aloe verde e aloe e la vitamina E, con lo stesso pre-barba della stessa linea, molto protettiva, la linea protettiva della ProRaso. Faremo un montaggio in ciotola della ProRaso con il pennello 10083 che ho già messo in ammollo in setola di maiale. Useremo come al solito la nostra pietra a lume per disinfettarci e useremo il dopo barba della linea X Flex. Ghiaccio, sempre insomma, che abbia la sua funzione. Anche per questo motivo, che è molto lenitivo come anche il Foid, non uso, diciamo, il prep per l'irritazione, anche perché di irritazione ne ho ben poco in questo periodo. Bene, per prima cosa bagniamo il viso con acqua calda. Lo dico sempre perché è la prima volta che si affaccia naturalmente su diciamo la rasatura tradizionale. Ecco qua, io questo qui lo uso sempre diluendo un po' con l'acqua per poter avere, dal mio punto di vista, una penetrazione e in più un effetto maggiore, ma non è detto che sia così, però io ho la sensazione così facendo che si ammorbidiscono un po' di più, e questa è la mia sensazione al riguardo. Oggi anche telefonato all'azienda che ho comprato lo chavette, il Booker, i saponi da provare, e sono dei piccoli saponi e sono diverse profumazioni, un po' costosi, va bene, però sono saponi prova, proprio per vedere un po' cosa ne viene fuori. Chiudiamo. Ecco qui il pennello 10083 della Omega in setola di maiale, ed ecco qui, mettiamo questa parte e andiamo a metterla nella ciotolina perché facciamo il montaggio di ciotola come sempre. Il primo massaggino l'ho fatto un po' con quello, il secondo lo facciamo con questi. È una crema protettiva e diciamo che la vitamina E è notevole. Metto ancora un po' di acqua. Sì. C'è bisogno ancora un po' di acqua perché, come sapete, per meglio metterlo poco per volta. Ed ecco che stiamo realizzando la nostra schiuma. Guardate com'è compatta. Quando uso lo chavette, chi mi segue lo sa, metto sempre un po' di acqua in più per poter far sì che sia più scorrevole, anche se i componenti della stessa crema agevolano queste cose qui. Qui
e ci siamo, guardate com'è compatta, andiamo a fare la nostra bella insaponata. Adesso stiamo quasi a dare primavera, divertiremo anche con quei prodotti proprio prettamente estivi che ne abbiamo, vedi la Zoolime, guardate che corposità questa crema, guardate. In pochi secondi, a volte la vedo montare anche molto meglio di creme più costosa, ne ho comprate di più costose, insomma. Ma c'è la bio, quella rossa, ma sta mica, però poi sembra che queste montano bene, guardate, pochi minuti. Il nostro bel massaggino l'abbiamo fatto ed ecco che, come sapete, ho deciso di avere un po' le basette più lunghe, preferisco. Farle crescere un po'. E voilà. Mettiamo gli occhiali per evitare danni. Ma io mi sono premunito sempre, nel caso, vuoi sapere, succede. Vediamo un po', le basette un po' più lunghe. Le mani belle asciutte, sempre per chi è alla prima volta che si affaccia sul mondo della rasatura tradizionale con uno sciavetto. Pelle tesa, e io vado alla cieca per farvi vedere. Ecco, questo è il manico che essendo in acciaio tende un po' a scendere, però se ci si abitua il problema non c'è. Scorrevolezza c'è, una prima passata, avete visto come quanta roba ne ha tolto qui, diciamo la schiuma compatta è restata sul rasoio per tutta la mezza sbarbata destra e come al solito mano destra lato destro, mano sinistra lato sinistro ed ecco qui, anche qui io per andare ho bisogno sembra di andare un po' alla cieca. Ecco. Oh.
questo rasoio è tutto in acciaio, però probabilmente prendere quello con il manico di plastica è più, più conveniente. Conveniente da un aspetto, non perché si risparmierebbe, ma è conveniente da un aspetto di praticità, perché poi la plastica non si ossida. Perfetto. Io sono sempre alla ricerca del chavette che mi farà piacere usare solo e unicamente quello, e sarà per me definitivo. Però qualcuno mi dice che la chavette della bocca è buono, altri invece mi dicono di prendere quel Kai la metta, 150 euro, 160, insomma. Non lo so, intanto usiamo questo, diciamo, il bocca quando arriverà, poi vediamo un po'. Arriva un po' più in ritardo perché stanno aspettando i saponi che erano finiti, l'azienda li sta aspettando per poi consegnarli. Pensano per la prima decade o la metà di marzo. Se fanno prima, tanto di guadagnato. Bella profumazione, un po' raffreddato col lavoro, ho preso un po' freddo in questi giorni. Anzi, scusate, qualche colpo di tosse, non sapevo nemmeno di non avere problemi, altrimenti non l'avrei fatto in video, mi sarei sorrorato. Scusate. Bene, mentre per il contropelo andiamo al contrario, mano destra, lato sinistra. Devo fermare tutto qua.
andiamo per la trasversale. Si sente, diciamo, un po' la delicatezza della schiuma, con un senso protettivo. Ecco qua. So che questi sono sempre, come dire, prodotti da banco, ma io ne sono contento molto. Beh, qualche puntino rosso me l'ha lasciato, ma comunque va bene così. Scusate, mi sciacquo. Usiamo la pietra a lume. Ragazzi, tutto sommato, anche se qualche puntino, ma poi quella volta dipende anche dalla pelle, che stanno magari venendo fuori qualche, diciamo, pupoletti, e magari quel puntino viene ad essere saltato fuori.
che dire, sappiamo la linea blu è protettiva, corposa e diciamo di facile applicazione, nel senso che subito si monta. Per quanto riguarda il pennello, è il 10.0108, che in effetti, no, 10.083, scusate, della Omega 10.083, però è commercializzato dall'altro vasto, Omega 10.083, in setola di maiale, più corto rispetto al medico 48, e boh, anche il nodo diverso. Ottimo pennello, diciamo che per chi ama il maiale, fare un'attivazione 4-5 sbarbate, trattarlo bene, dopo una decina di sbarbate si gode il piacere di un pennello di setola e senza spendere tanti soldi e magari dopo un annetto cambiarlo. Io sto montando tutto quanto sempre nella ciotola della ProRaso, che poi ce ne sono tante altre che magari possono essere un poco più comode forse. Appena possibile ne comprerò anche alcune per provarle, però questa mantiene il calore con l'acqua calda e diciamo trattiene un tipo di plastica buona, a differenza di quelle tante costose che hanno un intercapetine all'interno che mettiamo l'acqua calda, ma se noi l'appoggiamo questa è l'acqua calda, già la plastica la mantiene e quindi diciamo per me prima, seconda e terza insaponata, il sapone è sempre caldo indipendentemente. Ultimamente vedevo un po' sul web che il prebarba forse non serviva a niente, non è vero, alla sua, da secondo la mia esperienza e la mia deduzione, ha la sua importanza indiscutibilmente. Bene, il rasoio, come avevamo detto, è un rasoio tutto in acciaio, è una buona azienda, commercializzano qua in Italia, però la fanno lì. Se lo troviamo con il manico di plastica può essere più comodo per un fatto di gestibilità, ma alla fine guardate, è sempre prezzo, qualità altamente superiore, ma altamente, ripeto, al prezzo, perché poi ho visto rasoi che ho comprato anch'io per me, faccio nome per non screditare, però chi mi segue lo sa, 60 euro, alluminio, e poi si piega tra le mani e magari la colpa poi è nostra, però poi non è neanche dritto come magari potrebbe essere altri di qualità inferiore, e non è un caso perché nel parlare ci siamo naturalmente scambiate le sensazioni, le idee, e altri hanno lo stesso problema affermando di avere non un difettoso come il mio, ma sono tutti così probabilmente. Lo dico almeno da quelli che abbiamo provato. L'astra verde io la trovo un po' meglio, sicuramente per me, della blu, ma è una lametta dai barbieri, e come una volta il ProRaso è sempre stato dei barbieri, come una volta era il Vitos o altro sapone, unicamente come il vero pennello Mitico 48, ma non in, ovviamente in setola, ma era in crine di cavallo ed era un pennello lungo così e il barbiere lavorava così. Quindi diciamo che anche attualmente l'astra è una delle lamette di volute sbarbate ed è una perfezione indescrivibile, nel senso che è la migliore. Scusate, mi sciacquo per togliermi questa adesso acqua fredda, però qualche red point l'ho avuto, però non credo che c'è stato bisogno dell'emostatico. Vediamo un po' solo qualche cosa. Sì, qui è un fatto che purtroppo devo fare.
aggiustare un po' le basette, perché se poi se non crescono come dovevano crescere, non si riesce mai. A me le aggiusta il barbiere quando vado a tagliare i capelli, io non so fare. Bene, utilizziamo il nostro X-Flex, che come già sappiamo è un lenitivo ed è alcolico nella versione questo ghiaccio, perché poi c'è quell'altro che lo ha mio ordinato, che tra l'altro non lo conosco, questo però è bello, si sente subito dopo, alcolico ma si sente. Io sono sempre per cui alcolico, questo però è un po' in più rispetto agli altri, però che nella versione ghiaccio credo, quindi c'è qualche camforato dentro e ha una questione. Infatti questo qui, vedete, c'ha la canfora, ecco perché dà molto più freschezza rispetto a quell'altro. Sì. Beh ragazzi, io credo le basette le ho fatto una schifezza proprio, perché dovevano essere queste più lunghe, ma boh, vabbè, poi mi faccio aggiustare dal barbiere. Bene, bene amici, la sbarbata è finita, spero che vi sia piaciuta, e se vi è piaciuto metteteci un like, mi farà molto piacere, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Se avete gli stessi prodotti, avete idee analoghe o diverse, commentate in modo che io possa sapere se le mie sensazioni sono condivise, nel senso che anche altri magari provano le mie stesse sensazioni o che magari possono essere diverse o contrastanti, sarebbe bello sempre potercele scambiare. Grazie per l'attenzione, buona giornata e buona sbarbata a tutti, alla prossima sbarbata, ciao!